Cinque ragazzi fissano un veterano di guerra. Quando si avvicinano, nel ristorante scende il silenzio. Quando Lu Zesof, un veterano di guerra del Vietnam di 74 anni, si è fermato nel ristorante locale Cracker Barrel con la moglie Annette, non si sarebbe mai aspettato di terminare il suo pasto con un pianto commosso. Un gruppo di ragazzi lo ha fissato per diversi minuti prima di avvicinarsi e stupire l'intero ristorante con un commento inaspettato. Iscrivetevi al canale e guardate il video fino in fondo per scoprire per quale motivo il veterano è scoppiato a piangere. Lu Zesof, veterano della Marina Militare all'epoca della guerra in Vietnam, e sua moglie Annette vivono nello stato americano dell'Illinois. Insieme si recavano spesso al Cracker Barrel, un ristorante di quartiere dall'atmosfera serena. Stavolta la coppia si stava godendo una cenetta tranquilla, quando la loro serata ha preso una direzione inaspettata. Per diversi anni Lu aveva indossato un cappellino con la visiera su cui era stampata la scritta US Navy Vietnam Veteran, e quella sera non aveva fatto eccezione. Non poteva sapere che quel cappello avrebbe attirato l'attenzione di cinque ragazzi che sedevano in un tavolo a poca distanza da lui. Quando sono arrivati, lui e Annette hanno scelto un tavolo e hanno ordinato da mangiare al cameriere. Avevano tutto il tempo del mondo e hanno aspettato pazientemente che la cucina elaborasse le loro ordinazioni. Mentre aspettava, Lu si è guardato attorno nel locale e ha notato un tavolo rotondo con cinque ragazzi che portavano tutti lo stesso taglio di capelli. Avevano un aspetto pulito e ordinato, e sebbene non indossassero l'uniforme, Lu ha capito subito che lavoro facessero. Il cibo è arrivato in fretta, ma appena Lu ha preso la forchetta, uno dei ragazzi si è avvicinato al suo tavolo. Era una scena inusuale, perché solitamente nessun cliente attacca bottone con i vicini di tavolo durante un pasto. Lu si è alzato in piedi immediatamente, in un segno di rispetto nei confronti dei cinque ragazzi, che avevano tutto l'aspetto dei militari. Non sapeva bene quello che sarebbe successo, ma poi il giovanotto ha allungato una mano per stringere la sua e lo ha ringraziato umilmente per il servizio svolto per il suo paese. Il cappello di Lu aveva spifferato il suo passato come soldato in Vietnam. Anche lui era un militare e conosceva bene gli sforzi e i sacrifici che devono fare i soldati come loro. Lu ha ricambiato la stretta di mano con stupore perché non si sarebbe mai aspettato una scena simile in un ristorante qualunque. I veterani che hanno combattuto in Vietnam non sono abituati a quel genere di riconoscimenti. Molti di loro in passato preferivano nascondere i loro trascorsi a causa dell'atmosfera politica che permeava gli Stati Uniti al momento del loro rientro in patria. Soltanto dopo i fatti dell'11 settembre, quando i veterani hanno iniziato a ricevere dei ringraziamenti pubblici dai cittadini, i soldati del Vietnam hanno trovato il coraggio di presentarsi al mondo senza vergogna. La storia di Lu, però, non finisce qui. Dopo il primo ragazzo, anche un secondo Marine, seduto allo stesso tavolo, si è avvicinato per ringraziare l'anziano veterano. Lu ha scambiato quattro chiacchiere con quei cinque ragazzi. Alla fine della conversazione, i militari sono tornati al loro tavolo e Lu e Annette hanno continuato a mangiare. Era stato un momento molto piacevole, ma quella serata stava per diventare ancora più sorprendente. Quando Lu ha chiesto il conto, infatti, il cameriere si è avvicinato con un sorriso e gli ha risposto che quello era il suo giorno fortunato. I cinque militari avevano pagato il conto anche per Lu e Annette e avevano scritto diversi messaggi di incoraggiamento sullo scontrino. Sconvolto, Lu si è avvicinato al loro tavolo per ringraziarli, ma ha scoperto che gli mancavano le parole. Era commosso dalla loro generosità e la sua gratitudine ha sollevato lo spirito dei cinque ragazzi. «Non dovevate farlo, mi bastava un grazie», ha balbettato il veterano, che sapeva bene quanto sono miseri gli stipendi dei soldati. I Marine hanno insistito e non hanno accettato la sua offerta di ripagare la cena, perché volevano che sapesse quanto il suo coraggio li ispirava a fare sempre di meglio nel loro lavoro. Qualche minuto più tardi i ragazzi hanno finito di mangiare e si sono rivestiti. Prima di uscire, però, si sono avvicinati un'ultima volta al tavolo di Lu e Annette e hanno ringraziato di nuovo il veterano con un abbraccio sentito. Lu non ha saputo trattenere le lacrime a quel gesto meraviglioso che gli ha fatto capire veramente quanto rispettassero i sacrifici che aveva dovuto sopportare per il paese. «Si sono messi in fila davanti al mio tavolo e mi hanno stretto la mano uno per volta. Mi hanno ringraziato e abbracciato. Poi si sono spostati sulla mia destra prima di uscire», ha raccontato l'anziano. Presto, l'intero ristorante è sprofondato nel silenzio davanti alla scena meravigliosa che si stava verificando al tavolo di Lu. Tutti hanno fissato i cinque militari che abbracciavano teneramente quel vecchietto traballante e alcuni clienti hanno persino applaudito.
Molti di loro volevano estendere la gratitudine dei ragazzi nei confronti di Lu e si sono impersonati nelle strette di mano dei Marine. Alla fine, uno dei soldati si è congedato dal veterano con un saluto formale ed è uscito dal ristorante, seguito a passo svelto dai suoi commilitoni. Lu si è voltato verso sua moglie, senza parole, e Annette lo ha convinto a sedersi per riprendersi dopo quell'incontro tanto emozionante. Anche lei stava faticando ad elaborare quello che era appena successo. Il gesto di quei ragazzi la dice lunga sul corpo dei militari. Ho pensato a mio figlio, che ha lavorato per anni nell'aeronautica militare, e a tutte le persone che lo ringraziano quando lo incontrano. È bello vedere dei soldati così educati e compassionevoli, ha commentato Annette. Poche ore più tardi, la storia dei cinque marine del veterano ha fatto il giro delle televisioni locali. I cinque soldati erano marine di prima categoria, i giornalisti erano riusciti a rintracciarli e avevano scoperto i loro nomi: Val Diaz, Victor M. Andrade Gomez, Kevin Morris, Elijah Reynolds ed Eric A. Morales. Quando hanno chiesto loro come mai avessero scelto di ringraziare Lu in quel modo così plateale, i ragazzi hanno risposto che era la cosa giusta da fare. Il veterano aveva combattuto anche per il loro futuro e adesso toccava a loro ricambiare il favore. Len Perry. Adesso vi raccontiamo la storia di Len Perry, un vecchio pilota di imbarcazioni destinate all'aeronautica militare, che è riuscito a sfuggire alle grinfie dei giapponesi dopo essere stato preso prigioniero a Singapore durante la Seconda Guerra Mondiale. È stato recentemente ricoverato in ospedale per la rimozione di un melanoma nel cervello. Purtroppo non poteva immaginare la notizia terribile che lo aspettava a casa. Len aveva messo da parte l'equivalente di circa 4.670 euro in una cassaforte che usava solo per le emergenze, una sorta di fondo per i suoi nipotini. Durante il soggiorno prolungato in ospedale per riprendersi dopo una brutta caduta, però, degli opportunisti hanno approfittato della sua assenza per fare piazza pulita dei suoi risparmi. Quando è tornato a casa, Len è rimasto sconvolto nel scoprire che la sua cassaforte era sparita. Non c'erano segni di scasso sulla porta che potessero aiutare la polizia nelle indagini. È stato uno shock scoprire che i risparmi di una vita erano spariti, ha raccontato Len. Mi rattrista pensare che al mondo c'è gente tanto cattiva. Mi trovavo in ospedale per rimuovere una grossa massa dalla testa e sono caduto durante la degenza, quindi mi sono dovuto trattenere più a lungo. I ladri devono aver approfittato del mio ritardo per entrare in casa e derubarmi. Len ha riferito che la cassaforte si trovava in un buco nel pavimento e che probabilmente i ladri avevano usato un piede di porco per scardinarla. Oltre ai soldi che avrebbe usato per pagare un tetto nuovo, saldare qualsiasi emergenza futura e comprare dei regali di compleanno ai suoi nipoti, la cassaforte conteneva anche il suo libretto per gli assegni, la patente e il passaporto. La rapina ha lasciato Len senza parole e gli ha fatto valutare la possibilità di trasferirsi in una casa di riposo. Era ancora piuttosto indipendente e usciva sempre da solo per fare la spesa e sbrigare delle piccole faccende domestiche, ma la possibilità di ritrovarsi faccia a faccia con dei ladri lo ha spaventato. La rivista The Yorkshire Post è venuta a conoscenza della vicenda e ha inaugurato subito una raccolta fondi attraverso il sito web Just Giving per restituire a Len la somma perduta. L'obiettivo iniziale erano 3.500 euro, ma la generosità dei contribuenti ha colpito persino gli organizzatori. Le donazioni hanno iniziato a piovere e l'obiettivo non è stato solo raggiunto, ma anche superato. Ripensando al momento in cui è venuto a sapere della raccolta fondi con cui i suoi concittadini speravano di restituirgli la sua dignità, Len ha ammesso: «All'inizio è stato imbarazzante perché mi vergognavo di essere diventato povero, ma il fatto che l'intera comunità sia venuta per aiutare un suo cittadino è meraviglioso». Quando il presentatore inglese del programma Good Morning Britain, Piers Morgan, ha condiviso la pagina per la raccolta fondi sui suoi account social, la situazione è cambiata radicalmente. Sulla piattaforma Twitter, Morgan ha affermato di aver donato più di 1.000 euro alla causa di Len e ha chiesto ai suoi fan di contribuire. A quel punto le donazioni sono triplicate e il conto istituito per Len ha raggiunto la cifra incredibile di 25.600 euro. In un collegamento video col programma Good Morning Britain, Len è apparso insieme al genero Edward per ringraziare tutti gli sconosciuti che hanno donato alla sua causa. Quando Morgan gli ha chiesto come avrebbe usato quei soldi, il veterano ha dato una risposta imprevista. «La maggior parte andrà in beneficenza». «La mia famiglia si riunirà e decideremo insieme cosa fare della somma che abbiamo raccolto», ha commentato Len. «Adesso le persone che hanno donato sperando di aiutarlo potranno dire di aver compiuto una buona azione ad ampio raggio.
Voi conoscete dei veterani di guerra? Raccontateci di loro nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace ai video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.